Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un altro video di pulizie motivazionali. Andremo a mettere in ordine la cucina. Ovviamente non è solamente di un giorno, ma sono più giorni messi assieme e purtroppo il video veniva troppo lungo e quindi sarà diviso in due volte, perché andremo a fare pulizie ordinarie come lavare i piatti, caricare e scaricare la lavastoviglie, ma anche pulizie più mirate in qualche punto, magari un po' più particolare, dove non si va a pulire tutti i momenti. Quindi io adesso vi lascio al video e noi ci sentiamo dopo. Visto che era così non riuscivo, di andare a smontare questo pezzo e il risultato è stato veramente schifoso. Io non immaginavo che dentro lì potesse esserci tutto quello schifo. Per fortuna sono riuscita a pulirlo bene e sono molto contenta di averlo fatto, anche se è stata, diciamo, una lotteria, perché non sapevo se sarei riuscita a rimontarlo giusto oppure no. Però guardate poi che risultato, meglio di prima, allora sicuramente prima c'era tutta quella crack.
la parte che c'è dietro di me, ma questa è quello che ho io davanti. E questo è il risultato, e non vi faccio vedere la sala, è il risultato di stare fuori tutto il giorno e andare a fare la spesa, non avere neanche il tempo di lavare i piatti del pranzo, di fare una lavastoviglie o di mettere a posto la spesa come va messa. Questa è la situazione, questa è la realtà. Non è la roba, non entra dentro i mobili da sola se non ce la metto io. Roba senza glutine, qui c'è dell'altra roba con il gatto che ci dorme sopra, lì c'è dell'altra roba, lì ci sono delle teglie dei contenitori che devo guardare, la scala con delle tovagliette da buttare, la carne, questa qui quella da portare nel freezer e qui c'è l'acqua che ho preso. Ah, ecco, devo farla vedere nel video spesa. E l'acqua che state a prendere alla casetta. Questa è la realtà. Questo è quello che è. Stare fuori tutto il giorno produce questo. Questo. E adesso vado a sistemare. Thank you.
ultimamente sto seguendo delle ragazze americane che fanno video di pulizie e ho visto un po' la loro organizzazione sotto lavello, eccetera eccetera, quindi ho preso ispirazione e sono andata a prendere appunto dei contenitori dal negozio dei cinesi per organizzare un pochettino il sottolavello, bene appunto. E in uno ho messo tutte le spugne microfibra, mentre invece nell'altro contenitore ho messo tutte le spugne per lavare i piatti. E questo qui è il risultato, a parte il buco nel muro che purtroppo ancora sta con noi, però è molto più ordinato, molto più organizzato, mi piace molto. Adesso dovrei cercare dei cestini, in realtà solo uno, per metterci dentro i detersivi, in modo che sono ordinati anche quelli. E invece questo qui da attaccare alla porta per metterci dentro le spugne che si vanno ad usare, il detersivo per i piatti, questi grandi non ci stanno, vanno bene quelli piccoli, e mi è piaciuto veramente molto. Funzionerà questo strano spazzolino per lavare i piatti che abbiamo preso dai cinesi? Lo scoprirete nella prossima puntata. Per non perderla, ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Ciao ciao! 1, 2, 3.